È bene che la TV tenga conto del cinema italiano nella sua programmazione, così il capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale i candidati al David di Donatello. I premi verranno assegnati questa sera, diretta su Rai 1. I servizi di Naya Zikowski e Paolo Sommaruga. Ma tutti hanno perso un attore straordinario. Abbiamo in Italia una grande scuola, la sala si commuove quando il presidente cita i protagonisti del cinema scomparsi quest'anno. Un cinema fatto però, dice Mattarella, anche dai tanti mestieri, dalle tante eccellenze che tutto il mondo ammira. Un altro made in Italy, una dimensione industriale di grande importanza per il sistema paese, la dimostrazione di quanto valga la cultura nello sviluppo della società. Chi sostiene che la cultura non ha a che fare con l'economia non è un vero economista. L'Europa può e deve giocare un ruolo decisivo, spiega il capo dello Stato. Esiste un cinema europeo che non è somma di quelli nazionali. E l'Europa deve giocare con saggezza le proprie carte per difendere, promuovere e valorizzare il proprio patrimonio di creatività e di cultura di fronte a competitori potenti, a soggetti globali. Poi l'attenzione alle sale come luoghi vivi della città grande, il loro valore immateriale, dice Mattarella, per la comunità. Al Quirinale la foto di gruppo, stasera su Rai 1 l'appuntamento con la festa del cinema italiano. Alle 21.25 serata condotta da Carlo Conti, con tanti ospiti, spettacolo, grande musica, con l'esibizione di Andrea Bocelli. Che sensazione hai qui oggi al Quirinale, in questa festa del cinema italiano? Mi sembra una bellissima atmosfera. Io credo che piano piano questo settore sia veramente ritornando al fascino di un tempo. La lunga marcia di Chiamami col tuo nome continua, arriva fino ai Davide, una partita. Finisce oggi in maniera bellissima, che è un posto pazzesco, mai stato qua, è bellissimo. Che emozione hai stare qui al Quirinale? Io sono una persona molto istituzionale dal punto di vista mi piace molto la forma dell'istituzione. Ma quest'anno ancora di più, quindi il cinema è donna, possiamo dire. Beh, è una bella notizia, soprattutto insomma che ogni tanto ci si ricordi, no, di questo valore che le donne portano e nel loro caso di uno sguardo molto speciale. Sai, per me è un'emozione particolarissima perché dopo 90 film questa è la prima volta che prendo una nomination ai David di Donatello. E non pensavo, anche per l'età che ho, di emozionarmi come il primo giorno di scuola. E in realtà invece è così. Per la prima volta nella storia del David, due registe candidate per il miglior film e la miglior regia, Alice Rohrwacher e Valeria Golino. Era ora. Sono anche felicissima che io sia una delle due, chiaramente, e che di stare accanto ad Alice, che è una grande regista. Però, insomma, sì, le cose poi stanno succedendo, sono molto contenta.